diciamo, a tutti quelli che si sono impegnati allora, che dire? Brevissime considerazioni intanto. Ovviamente non basta predicare, io penso che è sempre meglio fare piuttosto che predicare. Ebbene, e non basta una giornata, diciamo, a commemorare o a parlare, diciamo, in questo caso, ma occorre avere soprattutto un progetto strutturato, occorre avere le risorse, occorre un approccio sistematico, a qualunque tipo di iniziativa. Non bisogna mai pensare, diciamo, a iniziative spot, perché poi noi siamo pieni di iniziative spot, noi ne abbiamo fatte tante, soprattutto nelle scuole. Però probabilmente è l'unica agenzia formativa, è l'unico luogo dove si può instaurare un rapporto importante, dove il patto tra scuola e famiglia, questo ne abbiamo parlato, la famiglia deve essere assolutamente sempre e comunque tenuta dentro, in qualunque iniziativa si fa nelle scuole, io lo dico sempre dappertutto, perché senza la famiglia non si riesce ad ottenere quasi nulla. La famiglia deve essere complice, deve capire, deve sapere. Ci sono gli organi istituzionali, scolastici che tengono dentro le famiglie, però occorre, come dire, davvero una continua collaborazione.